Ci troviamo qui con il dottor Gimo Polimeni, già assessore alla cultura del comune di Reggio Calabria di qualche anno fa, quando c'era come sindaco il sindaco professore Italo Falcomota. Gimo Polimeni è stato anche nostro gradito ospite in quella 5 giorni che organizzammo come circolo culturale l'Agorà presso l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria sul tema 1970-2000, 30 anni dopo. A 50 anni dalla rivolta di Reggio Calabria rivolgiamo più che domanda, diciamo, delle considerazioni a riguardo quei tragici fatti che sconvolsero il territorio. Parlarne a distanza di tanti anni si può fare, diciamo, con un occhio sereno, perché quei fatti, come è noto, segnarono anche molto dell'umore della città, di scontri politici. Oggi se ne può discutere non solo con più serenità, ma anche guardando a un elemento secondo me importante, cioè quei fatti, quella data, segnarono in modo drammaticamente negativo la storia futura di Reggio. Come vede, a distanza di mezzo secolo, qui entriamo in campo, le scelte del Partito Comunista, non soltanto a livello locale ma a livello nazionale, che tra l'altro c'erano anche dei precedenti, come per esempio le rivolte agrarie. Ma tutto vero è che, come dire, tutto il mondo politico restò sorpreso da quella vicenda. Tanto per dirne una, non è vero che i voti nascono dalla destra, perché come è noto il movimento sociale era contro le regioni, sì, certo. Lui non poteva, diciamo, sponsorizzare, si direbbe oggi, una rivolta sul capo. Al di là di questo, la destra entra in un secondo momento e, diciamo, egemonizza la rivolta. Allora tutti rimasero colpiti. Fu un fenomeno strano, c'è un dibattito purtroppo molto per addetti ai lavori, se quella fu l'ultima rivolta del Novecento o la prima di un'epoca nuova. Le analogie con rivolte e moti del secondo millennio, tanto in Italia, Francia, in altri posti sono. Il punto qual è? Che lì intorno alla questione del carovano esplosero una serie di contraddizioni che la città aveva. Una città che si era gonfiata in modo incredibile, con un afflusso di popolazione proveniente dalle campagne in modo disordinato, con una speculazione edilizia di cui ancora oggi parliamo, le drammatiche cose. E il capoluogo fu in qualche modo il punto apparentemente folle, cioè, come se si può fare una rivolta del capoluogo di regione, cioè una cosa sinceramente difficilmente comprensibile. In realtà intorno a quella vicenda si mischiarono aspettative, speranze, crisi, frustrazioni di tutt'altra natura che trovarono lì unificazione. Paradossalmente trovarono unificazione in una vicenda che fu, diciamo, fatta esplodere da pezzi delle classi dominanti. Il sindaco Battaglia fece il famoso rapporto alla città, era una, diciamo, un elemento che si configurava con un riposizionamento dei rapporti di potere all'interno della Calabria, che
che sfuggi di me. Non so se a distanza di tanto tempo lei qual è la sua posizione, cioè la sua chiave di lettura, se vogliamo, cioè il capoluogo non inteso come disse una persona che io ho avuto il piacere di averlo come docente universitario, il professore Cingari, con la sua affermazione, ma comunque non è questo il luogo, insomma. Ma non è tanto il vessillo, cioè o non era tanto il vessillo, ma era l'indotto che il capoluogo andava a creare, cioè posti di lavoro ed altro, tutto ciò che ruotava intorno. Sinceramente non credo. Non è d'accordo. Io credo che la vicenda del capoluogo sia un punto di esplosione, di unificazione di cose che il capoluogo si trova. Sì, sì. Dico, di una serie di, e soprattutto di, punto, della crisi di classe dirigente della città, che poi questo è una città, che questo è il vero limite storico, storicamente non ha avuto classe dirigente all'interno, anche a differenza di altre città. Quindi non è d'accordo sul fatto capoluogo di regione, gli uffici e... Questo è uno dei punti della propaganda. Ma no, è un suo pensiero, no? Facciamo tutti gli impiegati, facciamo tutti le cose, 30.000, 40.000. No, io mi, cioè, volevo dire questo, non tanto diciamo il numero degli impiegati, dei funzionari, eccetera, eccetera, ma tutto ciò che ruotava intorno agli uffici. Ad esempio, non lo so, negozi per esempio per quanto riguarda il catering, cioè società di catering, cancelleria ad altro. Non si fa una rivolta sul catering? No, dico io. No, il discorso del... Una volta un altro segno, cioè queste sono tutte cose che ci sono, ma sono, come dire, in qualche modo mancanti. La sinistra mi vuole andare. La sinistra non capiva come stava, né poteva capire. Perché la sinistra di allora, o almeno una parte della sinistra, il Partito Comunista, per il Partito Socialista la situazione era diversa, non aveva gli strumenti per comprendere quello. Perché la sinistra a Reggio si era, diciamo, costruita intorno alle battaglie per la trasformazione della colonia in affitto, con alcuni punti di forza nella città, nella zona sud, nella locale, nella zona nord, cioè con punti di forza, ma era in qualche modo estranea alle dinamiche che si andavano costituendo, cioè quello di una questione urbana che diventava fondamentale. Il Partito Socialista era diverso. Il Partito Socialista aveva fatto della modernità non solo il punto di forza, ma anche la grande intuizione di Giacomo C. Poi si perse intorno a quello che è avvenuto per questa vicenda. Però il Partito Socialista non aveva né le strutture né purtroppo la capacità di mobilitazione per poter vedere. Per cui la sinistra non poteva. La sinistra a livello nazionale è a distanza di 50 anni. La cosa è sempre più evidente, trattò la vicenda come una vicenda di ordine pubblico, punto. C'era una vicenda di ordine pubblico, poi nel corso dei mesi diventò sempre più pericolosa, perché Reggio fu palestra. Un laboratorio. Palestra più sì, laboratorio, sì. Perché il laboratorio dà un'idea di, diciamo, di riflessione. Vabbè, ci furono per esempio gli attentati dell'anno prima, due anni prima, sì, quindi insomma palestra, sì, diciamo, per tutto quello che poi negli anni immediatamente successivi diventò il terrorismo italiano, tutte le forze più estreme. Ci provarono anche forze dell'estremismo di sinistra, ma senza successo. Venne Sofri un giorno con le bandiere rosse sulle barricate, lo spazio di un mattino nella sostanza. Ritornando
ai partiti di sinistra, nello specifico il Partito Comunista e il Partito Socialista, o se vogliamo tutti gli altri partiti che ruotavano intorno a questi due grandi raggruppamenti politici, ecco, i partiti locali, i politici locali, come vissero quei momenti? Ci furono delle spaccature all'interno dei due partiti, più nel Partito Socialista o nel Partito Comunista? Ma allora, diciamo, i partiti erano molto sani, ci potevano essere discussioni, ma come dire, era molto saldo, l'elemento di unità era sempre prevalente, ma non solo nella sinistra, nell'intero sistema. I gruppi dirigenti locali furono posti, cioè nel senso che si trovarono a svolgere un ruolo di tenuta di una situazione che sfuggiva. E la situazione sfuggiva di mano in modo semplice. Cioè, uno dei punti su cui, è noto, ci sono riflessioni, sentenze della magistratura, i fatti di Reggio rappresentano in realtà l'ingresso della 'Ndrangheta nella città. La 'Ndrangheta era un fatto del tutto marginale, del tutto, diciamo, influente. Pensate che all'epoca, diciamo, l'attività fondamentale illegale della mafia era il contrabbando delle sigarette, cioè cose veramente di pochissimo. Lì avvenne, fu contemporaneo non solo a un salto di qualità della che portò la nuova 'Ndrangheta a scalzare i vecchi capi, con Nico Tripoda che era il capo della Italia, i personaggi più folcloristici che c'erano in città, un po' i sensali e poi il contrabbando di sì. Entra invece la nuova 'Ndrangheta, ci entra con un'iniziativa politica, nel senso che l'estrema destra fa un accordo con l'estrema destra di Valerio Borghese, per essere chiaro, fa un accordo, pezzi di nuova 'Ndrangheta, tutta la vicenda del suo continentale, cose note e straniere. E avviene nella 'Ndrangheta un cambio di direzione e di qualità della vicenda e nelle vicende che poi segnarono purtroppo tristemente gli anni successivi. Gezzo non si riprese mai, probabilmente non si riprese ancora, anche se lontano, nessuno se la ricorda più, come è naturale che sia. Però paghiamo ancora quella vicenda, la paghiamo pesantemente e soprattutto la paghiamo ancora di più per il fallimento del regionalismo calabrese, ma dico di più, in modo palese, del regionalismo meridionale che del regionalismo totale. Tant'è vero che oggi le elezioni regionali sono le meno frequentate, ma non solo qui, dappertutto, meno del 50% di soli, sono viste distanti, hanno solo moltiplicato la spesa pubblica e moltiplicato il ceto politico. Questa è purtroppo tragicamente l'esperienza della vita. E quindi sì, ci sono stati, si dice, ma l'Emilia Romagna l'ultima volta ha votato il 70%, è vero, perché quella non fu un'elezione. Se fosse andata come andava, votava il 40% come la volta prima e probabilmente avrebbe vinto la destra, Salvini l'ha trasformata in un'altra cosa. Per cui tanta gente che non sarebbe andata a votare è andata a votare per impedire, diciamo, una svolta. Ricollegandomi al passaggio e forze avversive di estrema destra e organizzazioni malavitose,
c'è dire anche che c'è una, diciamo, una letteratura anche diversificata, eterogenea, nel senso che c'è una posizione che dice no, non corrisponderebbe al vero questi dati di fatto. Ecco, non si vuole essere né, diciamo, a favore o contro, per carità. Siamo nel momento in cui purtroppo si possono avere posizioni su tutto, perché ormai l'elemento della oggettività è fallito. Con l'avvento dei social, l'elemento dell'oggettività è fallito. Poi abbiamo, vi faccio un esempio, leader politici che possono permettere non di dire una volta, ma di replicare per anni una cosa che è ridicola, senza senso, senza cose, eppure non solo non ne pagano il prezzo, ma anzi, l'esempio primo che mi viene in testa, ma ne posso fare, decine. Questa cosa della Meloni che dice per i migranti facciamo il blocco navale. Ora voi mi dite, chi ha un minimo di conoscenza, non solo del diritto internazionale, ma della storia, sa che il blocco navale corrisponde a una dichiarazione di guerra. Teoricamente, se noi facciamo il blocco navale sulle coste della Libia e della Tunisia, la Libia e la Tunisia sono autorizzate e legittimate a bombardare. Cioè si parla di cose senza senso, e se le si ripetono per anni senza pagarne nessuna conseguenza e ripetendole in continuazione. Cioè questo è il punto, per cui le opinioni cerchiamo di fare. Ecco, parlando di letteratura mi posso permettere di consigliarvi, uscito recentemente, è un libro, un romanzo di Gianfrancesco Turano che si chiama Salutiamo Nietzsche, è un romanzo epistolare ambientato durante i fatti di Nietzsche, la storia di due ragazzi, che è molto bello perché non solo è scritto molto bene, ma è molto bello perché dà il senso di quella che era la città allora, la vita della città, il modo in cui. In questo libro c'è una postfazione che fa la storia della vicenda, una postfazione che io mi sento di sottoscrivere quasi per tutto. È un libro molto bello, di bella lettura, anche sotto l'ombrellone, che... anche se, diciamo, ha subito forti critiche, e quindi vabbè, comunque ognuno, siamo in democrazia, quindi romanzo. certo. A riguardo la rivolta, non so se lei era d'accordo o è d'accordo sulla, diciamo, sul suo, che ha avuto una partenza popolare, cioè una rivolta popolare dove c'erano tutte le classi sociali, no, non è d'accordo su questo? Sì, sono d'accordo, okay. Ma non è avuto una partenza popolare, le ripeto, ha avuto una partenza da un pezzo di classe dirigente. No, io mi riferisco alle gente che è scesa in piazza, esplosero tutte quelle. E fu una rivolta, come dire, trasversale. All'inizio il Secolo d'Italia veniva bruciato. Venne bruciato, sì. Fu una rivolta trasversale. Poi, col corso del tempo, per cambiarono le cose. Gli errori che sono stati fatti, cambiarono le cose. Tenga presente che allora Reggio, ancora oggi non siamo certo il centro del mondo, ma Reggio era marginale e distante, era lontano dal resto del paese, era un piccolo centro di provincia bellissimo, lontano, dice a Reggio non succede mai niente, questo era la cosa. Da allora Reggio entra pesantemente nella storia d'Italia, c'è stata qualche misura, c'è e oltre, diciamo, alla gente comune, ricordiamo anche per esempio alcune figure nobili come il comandante Perna, ex partigiano presente, che a sua volta si trovava a fianco ex repubblichini sulle barricate, così come c'erano gli anarchici, i gruppi di estrema sinistra, di estrema destra,
è una cosa complessa, se vogliamo, ancora oggi. È una cosa complessa, ma l'elemento vero non sono questi, tanti no, perdono. Sì, no. I gruppi anarchici, cose marginalissime in città, cioè, come si dice qua, non qua, quattro, pochissima gente, diciamo, per non dire quattro gatti, si trattava personalità individuali senza alcuna, non solo seguito, ma senza alcun peso di alcun tipo e di alcuna natura nella città. Poi personalità singole sono ritrovate a gestire questa cosa, ma non è questo che dà il segno. Il segno della rivolta di Reggio è stato che intorno al capoluogo si, diciamo, si sono intrecciate e hanno trovato il punto di esplosione tante cose diverse fra di loro, per cui era difficile comprendere. Io tanti anni fa ho scritto un libretto su questo perché mi sono andato ad occupare del dibattito istituzionale, cioè come il Comune, la Regione e il Parlamento discussero dei fatti. Se c'è una cosa che colpisce è l'assoluta, dico assoluta, distanza e incomprensione di tutti, tutti, rispetto a quella questione. Se lei legge gli interventi della sinistra, a parte due piccole cose che però davano il segno di una riflessione, ma anche quelle dentro l'impostazione che era quella, è un problema di ordine pubblico, punto. Tra le due piccole cose, nell'intervento alla Camera dell'onorevole Rai, che cominciava a affrontare il tema della questione urbana nel Mezzogiorno in quegli anni, e l'intervento di Eugenio Scalfari, che allora era deputato del Partito Socialista, che anche nel suo intervento c'era una serie di suggestioni su cui si poteva sviluppare una cosa. Il punto era questo, un'assoluta distanza, lontananza, incomprensione. Ecco, lei prima ha parlato di atti parlamentari della Camera. Nell'agosto del 70, se non ricordo male, in una seduta parlamentare, credo che eravamo nel periodo di Ferragosto, insomma, qualche giorno prima o dopo, Giorgio Almirante ebbe a dire che contro i rivoltosi di Reggio Calabria e dell'Aquila bisognava usare il pugno di ferro. Dopo ci fu il cambio. Cosa? Questo l'ho detto, il movimento sociale all'inizio aveva questa posizione, ora non mi ricordo questa vicenda della Maria, questa posizione, perché il movimento sociale era contro l'istituzione delle regioni. Per cui la battaglia per il capoluogo di regione non poteva essere nelle sue corde. Non poteva essere nelle sue corde, quindi erano assolutamente lontani. Poi le cose si modificarono nel corso. Facendo qualche piccolo passo indietro, usiamo questo termine, diciamo così, giornalistico, all'epoca dei fatti, lei che ricorda, era, non so, era militante, ha partecipato anche se indirettamente, non lo so. Io ero un ragazzo intanto, e la cosa tanti di noi ci colpì molto, tanto è vero che ci colpì, diciamo, quello che ci sembrava una follia, veramente, tanto è vero che tanti ragazzi, tantissimi, allora che studiavano all'università fuori, diversi, diverse persone, tornarono, cambiarono l'università, si iscrissero a Messina con l'idea di essere qui a difendere la democrazia. Il Partito Comunista cambia pelle, trova dentro un sacco di ragazzi che mai avrebbe incontrato diversamente, perché
perché il Partito Comunista venne visto allora come l'unico punto di resistenza democratica a quello che avvenne. Questo fu un fenomeno di una certa, rilevanza. E in quel periodo, può anche non rispondere, accettiamo. Dico, in quel periodo lei partecipò oppure intese non parteciparvi? Alla rivolta? Sì. Non solo non partecipai, ma nel mio piccolo, diciamo, giovane cercavo di fare la mia parte per convincere gli amici miei che era una follia. Nel 2000 lei è stato gradito ospite insieme a tante altre anime, diciamo, di diverso scuolo di pensiero, quella 5 giorni presso l'Accademia di Belle Arti. Ci doveva essere anche il sindaco Falcomatà, ma per motivi istituzionali, come lei ben ricorda, non fu presente. Però devo dire che quella cosa lo colpì favorevolmente, nel senso, per la eterogeneità della manifestazione dei partecipanti. Ecco, una sua idea a quel proposito, e poi in quell'occasione ci fu anche un passaggio importante relativo alla sua pubblicazione, quel libro di cui lei ha fatto prima. Un bel ricordo naturalmente, ma sono più che bello, soprattutto interessante rispetto alla città. Provava allora a tornare a guardare avanti, perché poi non dimentichiamo che a distanza di quasi un decennio abbiamo parlato di magia. Poi questa è una città curiosa, una città che dimentica tutto alla velocità della luce. Noi siamo stati per un anno e mezzo, vi ricordo che sono stati 900 morti ammazzati, sono vicini a questo, con i morti ammazzati per le strade, le cose, e anche lì con la solita indifferenza delle classi della città. Cioè, il punto vero, direi, questo è un deficit di classi, una situazione totalmente diversa, fortunatamente, e insomma speriamo che questa nuova fase che si apre, se dovessimo sconfiggere il virus, noi lo siamo già in qualche modo, di fronte al boom economico più grande della storia. E c'è una grande occasione, saltiamo di proprio di palo in frasca, qua davvero facciamo un salto di 50 anni. Il Reggio ha più chance di altri posti per una serie di ragioni, non solo perché a Reggio c'è il posto di Reggio, che è un punto fondamentale e decisivo, diciamo, della vicenda, ma Reggio ha una serie di caratteristiche che possono essere volano di sviluppo. Sta qui. Riusciamo a liberarci delle divisioni della città? Io spero di sì, ma temo di no. Anche perché purtroppo, diciamo, quello che viene dalle forze politiche di oggi è, non solo divisioni, ma anche piccole cose di proposta, quasi niente inesistente. Vabbè, speriamo che oltre al porto di Gioia Tauro possa decollare in modo definitivo il nostro aeroporto, che è un altro nodo cruciale, insomma. Il nostro aeroporto, una cosa... speriamo che non mi senta nessuno. Il nostro aeroporto, certo, deve decollare, ma il nostro aeroporto quello è. Il nostro aeroporto ha un bacino di utenza che va da Bova a Bagnano e la città di Reggio. Quello è il bacino di utenza. Perché? Perché oltre Bova
e oltre Bagnara è ovvio che l'aeroporto di riferimento è quello di Lamezia Terme. Due, l'aeroporto di Reggio Calabria questo è, non è più Messina, perché da quando hanno aperto l'autostrada e da Messina si va all'aeroporto di Catania senza passare dalla città di Catania, è del tutto evidente che il traffico di Messina va su Catania. Mi è capitato tante volte di prendere l'aereo, partire da qui, prendere la Niscafo, prendere il pullman alla stazione di Messina che in 1:10 di portare l'aereo. Sì, però c'è da dire ad esempio... Il bacino d'utenza è questo, per cui se si vuole fare un discorso serio si deve ragionare su questo. Come funziona un aeroporto che ha un bacino di utenza stabile durante l'anno, okay, di 250.000 persone? Come funziona questo? Come può funzionare nei mesi estivi, dove il bacino di utenza invece diventa più grande perché arrivano fuori qui le Eolie, Reggio, eccetera? Oppure eccetera, anche le varie comunità che ci stanno sul territorio. Discuterne oggi purtroppo non si può, perché c'è la vicenda Alitalia. Se non si scioglie il nodo Alitalia, l'aeroporto di Reggio, come l'80% degli aeroporti italiani, come l'80% degli aeroporti italiani, resta appeso. Quindi questo, speriamo che questo ennesimo tentativo di salvataggio funzioni e vada in porto. Bene, prima di ringraziarla per la disponibilità e sensibilità dimostrata, tra l'altro in diverse occasioni è stato nostro gradito ospite, come ad esempio i Regini della Resistenza, penso si ricorderà, dove c'era anche quella nostra proposta poi purtroppo finita nel nulla sul mettere i nomi. Credo sarebbe opportuno anche far ricordare, visto che si parla tanto di memoria storica anche in questa città, ricordare i nomi di questi. Allora, di questo, no, devo dire che ultimamente è stata fatta una stupenda iniziativa con i due murales di Geppione, sì, però, che oltre a essere una bella iniziativa, diciamo, della memoria migliore, sono anche bellissimi, che ovviamente non basta. C'è anche una nostra proposta che non so per quale motivi non è stata accolta, quella di intitolare un luogo pubblico a Maria Teresa Gullace, che credo meriterebbe, insomma, meriterebbe, ancora stiamo attendendo una richiesta ufficiale. Ma... è una proposta da riprendere. Comunque. Tenga conto che ormai diversi anni fa c'è una strada che si chiama Via 3 Settembre 1943, che è il giorno della liberazione di Reggio, dello sbarco, che a un certo punto è stata smembrata, cancellata. C'è uno 20 metri di strada in alto, poi ha cambiato nome nella parte di sotto. È una città che non ricorda, non vuole ricordare, che purtroppo è questa. Comunque, dottore, prima di ringraziarla mi dà, diciamo, l'occasione di rinnovare un incontro, magari potremmo parlare di memoria storica e toponomastica. Per concludere, ecco, giudizi su questa conversazione, le domande sono state di suo gradimento, avrebbe, cioè, nel senso... Le domande sono sempre le risposte che possono essere sbagliate, le domande sono sempre... Dico, sono state gradite, non lo so, insomma, le domande le avete tenute opportune o meno, insomma... Io credo che di questa vicenda sarebbe bene, ormai diciamo si è discusso tanto, anche sui centenari della vicenda, sono fatti consegnati ovviamente e giustamente alla storia. Forse sarebbe interessante risentire tutti i protagonisti, quelli che ancora sono in vita, per vedere, come dire, a distanza di 50 anni un po' di cosa, insomma. Come lei ebbe a conoscere, come lei è ben a conoscenza, il Circo Culturale Agora svolge un ruolo di ricerca, di recupero della memoria storica,
ed è un'associazione solo e semplicemente ed esclusivamente culturale, quindi al di sopra delle parti, e quindi dà spazio a tutti come è giusto, anche perché la storia, se vogliamo, è una barricata, uno ci passa sopra e fa delle considerazioni dall'una e dall'altra, quello che vede da una parte e dall'altra, anche perché la storia è materia elastica, è fondata su documenti, e quindi un documento può cambiare o meno, insomma, quindi è anche giusto questo. Cioè, non soltanto rivolto, chiedo scusa per il bisticcio di parole, rivolto alla rivolta, ma anche altri fatti, episodi, circostanze che hanno riguardato il territorio. Io vedo che ci sono alcune cose importanti, questioni importanti, cose che sembrano banali, ma hanno, come dire, una oggettiva, non so se delle intenzioni, ma un'oggettiva progettualità, questa idea di fare il lungomare, la catona fino all'aeroporto, l'interrotto è splendida. Certo. Che si deve fare l'immunale è splendida, di impreziosire la città con fatti, l'opera che si chiama opera sull'immunale è una delle cose importanti che segneranno l'immagine della città di Reggio per lunghi anni. Il museo del mare che pare che cominci a prendere consistenza non solo nello stupendo involucro che è previsto, ma soprattutto in quello che ci va messo dentro, che è poi la cosa più importante. Ci sono fatti positivi. Io spero, diciamo, che le nuove generazioni si muovano in un modo diverso, che si svincolino, più che dalla litigiosità, dalla pochezza delle forze politiche nazionali che sono veramente, fatto l'esempio del blocco, ma se le possono fare niente, qui ormai si può sparare qualunque sciocchezza senza poi non solo non pagarne le conseguenze, ma senza dover neanche tornare indietro a fare. E Reggio è una città bella, città del mezzogiorno quindi va a fare difficile, però ha alle porte un'opportunità veramente irripetibile questa volta, se c'è una volontà, una voglia e un protagonismo diffuso, ci può essere davvero una nuova fase, una nuova epoca della storia d'Italia. Diversamente niente di drammatico, resterebbe un pezzetto aggiunto nella vicenda italiana. Bene, ringraziamo il dottor Gimo Polimeni per la disponibilità. Grazie a voi. È stata una conversazione alquanto eterogenea, abbiamo parlato della rivolta ma anche di altri aspetti. A 50 anni parlare della rivolta ha senso, sì, ma neanche tutto questo. Se non si mette dentro, certo, un discorso, sì, che ci, sì, porta, sì, certo, vabbè, dico, l'importante è parlarne, insomma, sì, anche a testimonianza per le nuove generazioni che poi faranno le loro considerazioni su i vari, diciamo, le varie chiavi di lettura. Quindi bene, la ringraziamo ancora una volta. Grazie, e alla prossima. Arrivederci.